ben riuscita, ben organizzata e soprattutto capace di coinvolgere oltre 100 giovani atleti. Ecco che cosa è stata a Trani la manifestazione denominata Running Together Memorial Ferrante. L'evento, organizzato dall'Atletica Polisportiva Trani del presidente Tonino Ferro, si è svolto sul piazzale della Villa Comunale di Trani davanti ad un folto numero di appassionati. I partecipanti, di età compresa tra i 6 e i 13 anni, si sono esibiti in gare di velocità sulla distanza dei 40 metri e nel lancio del Vortex, gara tipica delle categorie giovanili, propedeutica al lancio del giavellotto. I ragazzi dai 10 ai 13 anni inoltre si sono cimentati nella prova sui 500 metri circa intorno alla Villa Comunale di Trani. Il trofeo Ferrante è stato vinto dall'undicenne Imad Atif, primo in tutte le discipline di categoria. Le coppe del Centro Sportivo Educativo Nazionale invece sono state assegnate ad Abdelilah Atif, fratello di Imad, nella categoria maschile e ad Arianna Moscatelli nel settore femminile. Presenti al Running Together 2013 anche Eusebio Aliti e Veronica Inglese, entrambi allenati da Tonino Ferro, che hanno suggerito consigli tecnici ai giovani atleti. Aliti, campione italiano in carica dei 400 ostacoli e protagonista con la maglia azzurra ai mondiali di Mosca, di recente è entrato a far parte del gruppo sportivo Esercito Italiano, lo stesso di cui fa parte Veronica Inglese, che sabato sera a Molfetta sarà tra le attese protagoniste del campionato italiano della 10 km su strada. La manifestazione, a cui ha partecipato ovviamente Lorenzo Giusto, responsabile del settore giovanile della scuola di salto con l'asta, è stata caratterizzata anche e soprattutto da importanti momenti dedicati alla beneficenza. Il Musa Gruppo Scuole infatti ha devoluto il ricavato delle bontà dolciarie realizzate dai propri corsisti all'AGE, Associazione Genitori di Trani.